Continua con successo vinili di vino la rassegna che mette al centro dell'evento il vino e i prodotti del territorio, che è già iniziata ieri a Castel Campagnano e termina il 10 luglio prossimo. Presenti numerosissime cantine del posto ma anche provenienti dal Beneventano e non solo, non mancano ovviamente i prodotti tipici del territorio. E così come titola la rassegna non potevano mancare i vinili che tutti noi ricordiamo ancora e che hanno lasciato posto alla nuova tecnologia. Ma quando nasce il simpaticissimo ed interessante evento e con quali finalità ce lo spiega una delle organizzatrici. Sì, allora l'evento nasce cinque anni fa uh, perché, come dire, uh, Trainati dall'amore per questo territorio pensavamo a come creare una manifestazione che potesse essere attraente un po' per una serie di attività che gravitano intorno alla produzione del vino visto che si tratta ovviamente del prodotto principe di questa terra e insieme ad un'amica che è l'enologa Anna Maria Della Porta decidemmo di fare il primo evento che tra le altre cose era soltanto su due giornate, quasi una sorta di, di, di festa. Privata tra amici. Quando, che, quante giornate saranno? Eh, sono, di, mh, furono due giornate e poi nel corso delle varie edizioni, siccome abbiamo avuto successo, insomma, le cose sono andate molto bene. Eh, chiaramente abbiamo aumentato il numero di giornate, anche perché ce lo chiedeva, ce lo chiedeva il pubblico sostanzialmente. Quante cantine eh, stanno esponendo, per esempio, stasera? Circa 30 e Circa 30. quasi ogni anno riusciamo a raggiungere questi numeri. Insomma, abbiamo 30, 32, 35 cantine. Eh, sono provenienti dalla zona? Tutta. Sono provenienti dalla zona e anche dai nostri eh, diciamo, vicini del Sagno, quindi Alto Casertano, Sagno. Abbiamo avuto nel corso del tempo anche alcune cantine eh, diciamo, extra regionali, abbiamo avuto una cantina di Viterbo, piuttosto che quest'anno avremo anche una cantina del Chianti, quindi il fatto di promuovere il territorio in qualche modo non ci limita dal punto di vista geografico per chi volesse, eh, crediamo nella Contaminazione, quindi chi volesse venire va bene. Le, le faccio un'ultima domanda. Uh, quali sono i, i, i vini particolari della zona che cercate di promuovere in modo particolare? Casavecchia e Pallagrello sono chiaramente i due vitigni autotoni e quindi come tali noi li promuoviamo, li sponsorizziamo anche oltre i confini della campagna. Da Castel Campagnano è tutto, Lorenzo Applauso per Casertasera.it.